Stiamo parlando così tanto nelle ultime ore, negli ultimi giorni di Green Pass, Super Green Pass. Siamo venuti dal dottore Davide Baldi, responsabile Confesercenti, Pagani, Salerno Nord. Da oggi è in vigore quindi il Green Pass, il Super Green Pass o Green Pass rafforzato, però è importante chiarire da subito che per tutte le tipologie di shopping, quindi in qualsiasi negozio, vuoi che sia un negozio di generi alimentari di prima necessità, vuoi che sia un negozio di abbigliamento, non è necessario avere alcun tipo di Green Pass, ma basta utilizzare le norme che ormai conosciamo benissimo, per evitare, insomma, di contrarre il Covid. Così come quando ci rechiamo in un bar o una pasticceria per prendere un caffè o consumare al banco, non è necessario avere nessun tipo di Green Pass, quindi né quello base né tantomeno quello rafforzato. Se invece vogliamo sedere al tavolo e quindi consumare al tavolo, per tutte le attività di ristorazione che si svolgono in locali chiusi, sarà necessario da oggi avere il Super Green Pass, che è questo Green Pass che viene riconosciuto a tutti coloro che sono o vaccinati oppure siano guariti dal Covid. Per cui da oggi non è più possibile andare a mangiare al ristorante con il tampone base come avveniva, quindi con il Green Pass base, cioè quello che si ottiene con il tampone, come avveniva fino a ieri. Il problema sorge per i dipendenti scolastici, per le forze dell'ordine, che senza Green Pass rischiano di perdere il posto di lavoro. Sì, purtroppo sì, per queste categorie la normativa prevede l'obbligo della vaccinazione, quindi per tutto il personale sanitario e per il personale delle forze dell'ordine e quello scolastico, che quindi sono obbligati per forza di cose a vaccinarsi per ottenere il Green Pass e per continuare a lavorare. Riuscendo a dare a tutti quanti Le le giuste giuste spiegazioni. informazioni e le giuste spiegazioni, devo dire la verità che la stragrande maggioranza degli esercenti commerciali sono d'accordo con questo rafforzamento del Green Pass, perché questo finalmente, a differenza degli altri anni, ci dà la possibilità di mantenere aperte le nostre attività e quindi di poter Lavorare. lavorare almeno serenamente in questo periodo, diciamo, natalizio, in cui ci si aspetta di recuperare parte dei ricavi che sono stati persi nei mesi scorsi. Un controsenso che abbiamo, diciamo, scovato in questa nuova normativa che è entrata in vigore oggi, cioè praticamente per recarsi al lavoro oggi a tutti basta il Green Pass base, quello che si ottiene con il semplice tampone. Quindi un operatore della ristorazione va a lavorare, quindi un cameriere, uno chef va a lavorare tranquillamente con il tampone se ha deciso di non vaccinarsi. E quindi praticamente prepara i piatti o Anche serve a perché non tavola. appartiene alle categorie indicate. Ovviamente non sono le categorie che sono obbligate a vaccinarsi. Se poi però volesse fuori dall'orario di lavoro ritornare al suo stesso ristorante come cliente, non lo può fare perché ovviamente non ha il Green Pass rafforzato. È un po' un controsenso, però ovviamente tutte le norme hanno ovviamente, diciamo, dei buchi. Dei buchi, Noi siamo certo. abituati in Italia ad avere, diciamo, delle falle nella normativa, Ah, non è la quindi prima volta. state applicando la normativa. Certamente, per consumare nella sala superiore c'è bisogno di esibire il Super Green Pass e stiamo applicando le nuove, ci atteniamo alla nuova normativa. Lo chiediamo, sappiamo che si Anche sono per questo. vaccinati, lo sappiamo e ne siamo contenti, almeno per questo, che non creano problemi. La Almeno si lavora. situazione è già abbastanza Critica. critica in sé per sé, però Si va avanti. con le Rispetto norme, della legge e stiamo tutti bene. sempre.